Dunque, i casi sono in calo, aumentano i guariti, tuttavia si registra un nuovo record per le terapie intensive, tanto che alcuni pazienti del Covid Hospital di Pescara sono stati trasferiti e saranno trasferiti fuori regione. Ma per tutti i particolari, per numeri e dati, ci colleghiamo in diretta con la nostra Marina Moretti, che è proprio davanti al Covid Hospital del capoluogo adriatico. Buonasera Marina, allora qual è la situazione di oggi? Sì, buonasera Antonella, buonasera a te e ai nostri telespettatori. Siamo qui davanti al Covid Hospital e prima di leggere come di consueto il bollettino sanitario relativo ai casi oggi in Abruzzo, vi parlo anche dei trasferimenti perché dalla serata di ieri la cross centrale remota, operazioni di soccorso sanitario, è stata attivata anche per la regione Abruzzo. Nei giorni scorsi avevamo sentito anche il dottor Parruti parlare appunto di questi trasferimenti di malati a causa della sovrannumero di pazienti Covid e quindi della necessità di trasferirli in altri reparti di terapia intensiva e anche in altre regioni. E sono stati attivati dei trasferimenti in particolare verso il Lazio, la Toscana e la Liguria. Un paziente trasferito ieri sera con ambulanza è stato ricoverato a Roma all'Istituto Casal Palocco. Questa mattina invece la centrale si è attivata per trasferire una donna di 71 anni, sempre ricoverata qui a Pescara. È stato attivato l'elicottero della regione toscana Pegaso 3 e la paziente è stata trasferita all'ospedale Santo Stefano di Prato. In queste ore la centrale è attiva per organizzare altri trasferimenti di pazienti, in particolare una donna di 51 anni di Pescara, che verrà trasferita con l'elisoccorso di Viterbo, messo a disposizione dalla regione Lazio. E ci sono naturalmente altri pazienti in trasferimento anche verso Genova, e continuano questi trasferimenti proprio per il pienone, diciamo così, delle terapie intensive. Ma venendo invece al bollettino sanitario di oggi, c'è un leggero calo dei nuovi positivi, ma ci sono 11 decessi per questo 13 marzo. Dunque 320 nuovi positivi al Covid di età compresa fra un anno e 94 anni, 64 in provincia dell'Aquila, 103 in quella di Chieti, 69 in quella di Pescara e 72 in quella di Teramo. Sono emersi questi 320 nuovi positivi dall'analisi di 5.114 tamponi molecolari. La percentuale è del 6,26% di positivi rispetto al numero di campioni processati. Sono 11 decessi recenti, prosegue anche il ricovero nelle terapie intensive che raggiungono un nuovo record. Oggi 94 pazienti in rianimazione, mai così tanti. I guariti sono 582. I nuovi positivi hanno età compresa fra 1 e 94 anni, come dicevo poco fa. La località con più casi è Pescara con 26, seguita da Lanciano con 23, 10 casi anche a Chieti. L'incremento più consistente si registra proprio nel Chietino. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 11.916. Al momento il tasso di occupazione dei posti letto è del 44% nelle terapie intensive. Come sappiamo, la soglia d'allarme è al 30%. E il tasso di occupazione è del 43% nelle aree non critiche e qui il valore soglia è fissato al 40%. E questo è tutto da Pescara, ti restituisco la linea.